It's almost over. Finally, this. Vorrei innanzitutto complimentarmi con Cesaro per la vittoria del Best of 5. Hai superato questa prova ed è giusto che ti goda il tuo premio. A proposito, sai cos'è? Un contratto bello e buono per SmackDown Live. McMahon, sarà meglio che tu ascolti quello che sto per dirti e soprattutto tu, Finn Balor. Voglio un match per la tua cintura a Hell in a Cell. Avrò il mio match. In qualsiasi modo, e riuscirò a toglierti dalla vita quel titolo, perché, anche se non lo sai, su quella cintura è già inciso il mio nome. Ho sentito ciò che hai detto la settimana scorsa, Cesaro, e sai che c'è? Accetto la tua sfida, sarai tu il mio sfidante in quel di Hell in a Cell. Chiunque volesse sfidarmi, ora e in questo ring, si faccia avanti. Spendere due parole a quella nullità dello Shield e a quel traditore di Roman Reigns. Si sono permessi di intervenire contro di noi, facendo perdere il titolo al mio pupillo, Randy Orton. Farò finta di niente se voi lavorerete sotto il controllo dell'Authority. L'Authority ha i giorni contati. La giustizia tornerà per porre fine all'anarchia che da troppo tempo ha portato avanti questo show. Lo Shield è tornato. Immagino tu stia sentendo da qualche parte nel backstage Big Show. Pertanto, inizia a prepararti perché questa sera, nel main event di Raw, usufruirò dell'opportunità che mi sono guadagnato per strapparti quel titolo, cosa che nessuno in questo roster è mai riuscito a fare. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Pedigree! Non posso crederci, ragazzi. Pedigree! Schienamento. Uno. Due. Non ci credo! Non ci credo! Seth Rollins è il nuovo campione degli Stati Uniti!
Quei tre stolti dello Shield a Night of Champions hanno commesso il peggior sbaglio della loro carriera. Siccome per colpa vostra io, Face of the Universe, non ho più il titolo che mi appartiene, allora ho deciso di togliervi prima i vostri e rimettervi al vostro posto. Per questo, a Hell in a Cell, faremo un tornado tag team match nella gabbia dell'inferno con i vostri titoli in palio. Hai visto? Non ti sei fidato delle tenebre e sei stato travolto dalle tue paure. Quest'oro di cui tanto andavi orgoglioso ora appartiene a me. E adesso io sfiderò chiunque abbia voglia di cimentarsi contro le proprie paure. Coraggio, fatevi avanti. Stasera non sbaglierò. Sì, hai capito bene. Userò la mia clausola di rivincita per il mio titolo stasera. Se c'è qualcuno qui che ha tutto il diritto di sfidare Bray Wyatt per il titolo, quello sono io. Per decidere chi affronterà Bray Wyatt a Hell in a Cell, stasera voi due vi affronterete nel main event di SmackDown in 1 vs 1. Se vincerà Styles, sarai solo ad affrontare Bray Wyatt a Hell in a Cell. Se invece dovessi vincere tu, Miz, a Hell in a Cell, Bray Wyatt difenderà il titolo in un triple threat match. Dai. Ritrovati ragazzi, sono Harry, siamo ritornati con la nostra Universe Online, finalmente ripartiamo da dove ci eravamo fermati, ovvero con l'inizio di Hell in a Cell, in questo kick-off che per l'occasione, o meglio lo show per l'occasione, si svolge a Boston. In questo kick-off vedremo ben tre match. Il primo, quello col quale si sta aprendo la serata, è Luke Harper vs Big E. È un match che riserva diverse sorprese. Io trovo da sempre che Big E e Luke Harper siano due superstar che hanno molto potenziale inespresso. Luke Harper è stato recentemente coinvolto, recentemente si fa per dire perché è passato tanto tempo, diciamo allora nelle ultime puntate, era stato coinvolto in quella che era la rivalità con Braun Strowman, che non è riuscito a vincere. Ricordatevi che Luke Harper era un membro della Wyatt Family, ma dopo varie dissidi interni è stato lo stesso Bray Wyatt che ha deciso di cacciarlo. Allora Luke Harper ha cercato di mettergli i bastoni tra le ruote, ma la sua guardia personale, ovvero Braun Strowman, lo ha bloccato in più di un'occasione. E allora Luke Harper questa sera cercherà di dare la dimostrazione della propria forza contro un atleta come Big E, che nonostante la sua allegria nell'entrata contraria a quella dello stesso Luke Harper, che era forse quella che si avvicinava di più al contesto di Hell in a Cell, quindi di inferno, di posto dove non c'è via di scampo. L'entrata di Big E in realtà dimostra un qualcosa di colorito, un qualcosa di buffo, divertente, guardate anche come saltella, molto allegro. E beh, comunque non c'è da sottovalutare, sì, sarà pure carino Big E con questa entrata, con questi movimenti molto sensuali, con questa, diciamo, carica di positività, di felicità che mette nell'aria, ma è un atleta che sa sfoderare colpi molto letali nonostante le sue mosse di ballo, come ad esempio la sua big ending. Chissà, vedremo come andrà a finire questo match. Devo dire la verità, mi incuriosisce parecchio, perché entrambi sono dotati più o meno della stessa forza e
anche se Luke Harper ha un po' di tecnica in più. Ma intanto Big Langston parte alla grande. Luke Harper aveva provato subito la rincorsa, ma ha fallito miseramente. Big ci mette sulla schiena. Aglia, Luke Harper ha fatto l'unica cosa che forse non doveva fare all'inizio di questo match, cioè attaccare subito. Elbow drop. Oh, può sembrare lento, ma in realtà è molto rapido nei movimenti, nonostante la stazza. Guardate questo braccio teso che addirittura manda fuori Luke Harper, ragazzi. Mamma mia, braccio teso incredibile, poveroso. L'arbitro inizia il conteggio, ma Luke Harper entra subito. Non deve adagiarsi sugli allori perché sa che ogni minima distrazione può essere fatale. Attenzione, ginocchiata alla testa. Parlavamo proprio di distrazioni. E Luke Harper scaramente via. Big E, che in questo momento sembra non aspettarsi, sembrava non aspettarsi, insomma, la reazione dell'ex membro della Wyatt Family. Ancora Luke Harper, belly to belly. Attenzione, Luke Harper lo solleva da terra, testata, in gergo headbutt. Big E sta un attimino soffrendo, secondo me non si aspettava, infatti è dovuto addirittura uscire dal ring a riprendere un attimino le forze per poi rientrare subito. Anzi, neck breaker, scusate. Oddio, ha provato una presa di potenza Luke Harper, ma Big E, repentino, connette prima una gomitata e poi una running STO, colpo alla schiena. Big E alza Luke Harper e ancora si è preso con un bellissimo braccio teso, serie di cazzotti al volto. Aia. E ora è Luke Harper che mi sta soffrendo. Big E sembra aver ripreso le redini del match, anche se devo dire che è stata una bella prima parte, perché non c'è stato un dominio assoluto, ma ci sono stati due scambi, uno per parte. Allora Big E cosa vuole fare? Sale sul paletto, sulla terza corda. Cosa vuole fare Luke Harper? Luke Harper, oddio, oddio, super followaway slam. Dovrebbe provare uno schienamento, invece no, continua a colpire alla schiena, al corpo. Aia, non trovo una connessione logica, reverse jawbreaker. E credo che la serie di colpi di Luke Harper sia fatta apposta per evitare. Attenzione però, momento splash di Big E con combo schienamento 1, però conto di 1. Mamma mia, bravissimo Luke Harper che si libera. Big E però ha sfruttato le energie che aveva in questo colpo ad alta intensità, ma non solo, nelle riprese che ci sono state prima non sembra, ma Big E ha accusato anche la controffensiva di Luke Harper, che ora addirittura lo aveva imprigionato in una mossa di sottomissione. Big E si è salvato anche grazie al rope break. E ora in questo momento Luke Harper che sta comandando la fase del match. Cosa fa ancora Big E? Vuole correre verso la terza corda. Ha subito Luke Harper frena i suoi desideri di volare. Capisco che Big E voglia volare, ma non è d'accordo. Luke Harper che ancora lo inchioda al suolo ed è costretto ancora Big E ad uscire. Deve cercare una maniera per riprendersi. Il match lo aveva iniziato benissimo Big E, ma ora è in balia totale del suo avversario. Nel frattempo l'arbitro inizia il conteggio. Siamo al fondo di 3, se non vado errato. Prova un vecchio stratagemma, quello di attirare l'attenzione di Luke Harper per poi magari trascinarlo fuori, ma non funziona. Luke Harper è molto attento. Big E allora prende coraggio e rientra. Attenzione! No, sbaglia tutto Big E. Ha sprecato l'attimo fuggente. Deve fare qualcosa e in fretta, perché può finire male per lui. Deve recuperare subito. Uppercut. Passato. Big E corre per tutto il quadrato. Spinebuster. Ma l'abito viene messo KO da una spallata poderosa di Big E, che ora piano piano permette all'abito di rialzarsi. Attenzione, facebuster di Luke Harper. Cosa vuole fare? Cosa vuole fare? No, ha sbagliato tutto Luke Harper. Forse era convinto che Big E, in una fase di stordimento, poteva, diciamo, farsi colpire dal braccio teso della paluta. Ma invece Big E che connette la big ending. Erroraccio. Conto di 1, 2, 3, vince Big E a sorpresa. Ma che errore di Luke Harper. Si è fatto fregare
come un principiante, un novellino, ragazzi. Era convinto, rialzandolo, che ancora Big E fosse stordito, e invece ne ha approfittato l'atleta per colpirlo prima e schiantarlo poi con la sua manovra conclusiva, la Big Ending. E adesso esulta perché capisce che una vittoria contro comunque un avversario valido come Luke Harper può essere una rampa di lancio. Intanto Zack Ryder questa sera lotterà in quello che è il secondo match del kickoff di Hell in a Cell contro un avversario a sorpresa. Vedremo di chi si tratta. Se ben vi ricordate delle ultime puntate, Zack Ryder aveva detronizzato del tutto anche al Night of Champions Alberto Del Rio, e di conseguenza Zack Ryder è in cerca di nuove sfide. D'altronde, sconfiggere uno come Alberto Del Rio per lui poteva significare tanto, e così è. Vediamo chi sarà il suo avversario. Attenzione! Rusev Machka! L'avversario di Zack Ryder è Rusev! Oddio, Rusev! A sorpresa! Che io ricordi, Rusev in questa universe non ha... ha lottato poco e niente, quindi questo potrebbe essere addirittura il suo match di debutto. Non ricordo in questo momento, ma... ragazzi, Rusev! Potrebbe essere una grande sfida per Zack Ryder, anche perché Rusev ha un comparto di mosse veramente, ragazzi, che varia dalle mosse con una certa agilità alle mosse più fisiche come i vari suplex o bracci tesi o altro ancora. Vedremo, vedremo, è un match che mi ispira. Rapido, dai il via, si inizia subito, parte Rusev all'attacco, ma Zack Ryder molto attento blocca il calcio. Zack Ryder float over DDT che viene bloccata repentinamente con una serie di pugni allo stomaco. Ancora Rusev, Rusev si lancia con uno spinning heel kick, ma non va, i due si schivano, sembrano delle palle pazze, ed entrambi cercano di prendere l'approvazione del pubblico. Sappiamo che Zack Ryder è molto over con i suoi fan, quindi sarà Rusev che dovrà dimostrare di cosa è capace. Ryder viene schiantato con un bellissimo suplex da parte dell'atleta bulgaro. Attenzione, entrambi si schivano. Mamma mia, che braccio teso! Rusev, che potenza! Ecco, parlavo proprio di questo prima. Rialza, Ryder reversa repentinamente, molto bravo. Ancora vuole connettere la float over DDT, che niente, non riesce a connetterla questa DDT. Ryder, la seconda volta che sbaglia questa mossa, dovrebbe iniziare a farne a meno. Ancora colpi di Rusev, colpo, serie di pugni, e Ryder sta subendo tanto. Non mi aspettavo un inizio così così in discesa per Zack Ryder. Rusev ancora si carica con il pubblico, si gasa ancora, braccio teso, ma Ryder deve accennare una reazione, perché se continua a subire così tanto. Ancora float over DDT che finalmente riesce a fare. Mamma mia, sembrava che non era cosa sua, invece ci è riuscito. Però ha accusato i colpi precedenti e ora si rialza con molta fatica. Oddio, stava per connettere Rusev il suo super kick. Ah, piccola comunicazione di servizio. Intanto volo di Ryder su Rusev. Piccola comunicazione di servizio: il match è stato registrato con WWE 2K17, quindi alla fine, se vedete una cutscene del vincitore con gli attire diversi, è per questo motivo, non perché c'è stato un errore nel montaggio. I due ragazzi che lo hanno fatto per comodità hanno usato il vecchio gioco, perché gli veniva meglio. Intanto float over DDT ancora connessa. Ryder cerca di colpire ancora. Allora, può sembrare una mossa sbagliata il ripetere delle manovre, ma in realtà la mossa da testa funziona, perché Ryder ha la Raw Ryder come finisher, quindi di conseguenza una mossa che prende la zona del collo in su, quindi di conseguenza anche con l'impatto. Attenzione, super kick nel frattempo. L'impatto, dicevo, potrebbe essere fatale, ma Ryder non riesce a riprendersi con il super kick a sorpresa. L'accolade, e Rusev vince, cede Zack Ryder, non ci credo, è ceduto.
Rusev Udria! Non mi aspettavo che Rusev la vita così facile! Ryder ha deluso le mie aspettative, penso anche le vostre, ma Rusev si è dimostrato veramente un avversario ostico. Vedremo cosa riuscirà a combinare nelle prossime puntate di SmackDown, ma Ryder non è andata bene per niente. Intanto ci comunicano dalla regia che è stato aggiunto un altro match alla card principale di Hell in a Cell, Braun Strowman, che come vedete dalla grafica affronterà Sami Zayn. Terzo e ultimo match del nostro kickoff che vede protagonisti due debuttanti nelle file di Raw, ovvero il primo Roderick Strong. Mi incuriosisce perché Roderick Strong potrebbe essere una sorpresa, una rivelazione di quello che è del panorama del wrestling all'interno di Raw. Chissà cosa combinerà, sono anche curioso di vedere il suo tutto ciò che avrà da vedere, tutto ciò che va da dimostrare per diventare una futura stella. Infatti guardate quanto è carico, quanto è pesato, non a tutti riesce di debuttare all'interno di un pay-per-view come Hell in a Cell. E il secondo avversario, il secondo debuttante, nonché avversario di Roderick, è Chad Gable. Anche lui forse ha fatto qualche sporadica apparizione, ma se non sbaglio questo è il suo primo match uno contro uno, o addirittura primo match in pay-per-view come proprio per Roderick Strong. Quindi di conseguenza entrambi avranno una motivazione valida per portare a casa una vittoria che può sembrare insignificante, ma vale tanto, perché arrivare anche nel kick-off di un pay-per-view e comunque ritagliarsi uno spazio all'interno di un pay-per-view non è cosa da poco. Entrambi potranno lasciare il segno, perché comunque potranno dare anche spettacolo. Insomma, come ho detto prima, il vincitore alla fine sarà una sola persona, ma chissà, magari potrebbero entrambi stupire. Intanto Gable con un dropkick sbaglia tutto, pensava che Roderick subito puntasse ad attacco. Intanto Michi da Good Driver, no? Reversa Gable, che è molto attento, bravo, molto bravo. A terra Roderick Strong, che in questo momento ha subito il suplex. Chad Gable ancora con una serie di manovre che bloccano quello che è il movimento delle articolazioni superiori, quindi delle braccia, degli arti superiori, scusate. Intanto Roderick si riprende, knee strike al volto di Chad Gable, e ancora dropkick, bella wombo combo, ancora knee strike al volto di Chad Gable. Non so se l'ho pronunciata bene, quindi se ho sbagliato vi chiedo venia di perdonarmi, ma comunque era una ginocchiata potentissima. Chad Gable rientra nel ring ed è ora lui a comandare i giochi con questo dropkick, e ora un bellissimo leg drop al collo di Roderick Strong, che ora sta subendo, si rialza subito. Gable non si scompone, ennesimo dropkick e Roderick esce all'esterno del quadrato. Cosa sta facendo? Il match ovviamente... Ah, ecco perché ha preso quella sedia per distrarre Gable, che viene atterrato con quel bellissimo calcio. Rientra nella fase piuttosto controversa. Guardate come ognuno cerca di non farsi, diciamo, massacrare, perché nelle fasi in cui qualcuno subisce e poi non riesce più a riprendersi, tanto backbreaker ai danni di Gable, poi può condizionare sensibilmente il match. Intanto German Suplex, che addirittura viene reversato da Roderick con una bellissima capriola all'indietro. Roderick come CM Punk, ragazzi, e conclude con un braccio teso, calcio alla schiena. Roderick cosa vuole fare? Cos'è, una Tiger Backbreaker o una Butterfly Backbreaker? Insomma, la mossa è di quel genere. Ma ragazzi, che attacco poderoso! Che attacco poderoso da parte di Roderick, e ancora dropkick. Insomma, da quello che sto vedendo in questo primo match, è una superstar che gioca tanto sulle mosse di potenza, ma allo stesso tempo sulla rapidità, sull'agilità di gambe. Ora ancora Michino Good Driver. O era una Falcon Air? Oddio, non ricordo, vuoto di memoria totale. Se ho detto prima anche Michino Good Driver e ho sbagliato, perdonatemi.
Attenzione Roderick! Roderick! Connette! La Crash Thunder Buster! Schienamento! Uno! Solo conto di uno! Gable, nonostante la mossa, non cede Gable, però deve svegliarsi, perché se non si riprende questo match avrà vita breve. Questo match durerà ancora per poco. Ci riprova di nuovo col jumping knee strike, ma non va. Ed è Gable che sotto lo colpisce le gambe. Mossa astuta da parte di uno degli American Alpha. Gable! Oddio, lo atterra con un armbar. Attenzione, vuole farlo cedere, ma non va. Allenta la presa a Gable. Ha fatto la miglior cosa, perché dopo questa mossa in sorpresa deve recuperare fiato, deve riprendere le forze per concludere con quella che è la sua manovra finale. Attenzione, Olympic Mirror Slam, o come la conosciamo tutti, Angle Slam. Si alza Chad Gable, ma Roderick è pronto ed è vigile con questa serie di pugni, questa combination di mazzate. Roderick, attenzione Roderick, connette la hand of Earthquake. Spero di averla pronunciata bene. Uno, no, oddio, Gable, solo conto di uno. Pensavo si arrivasse addirittura al 3, invece mi ha stupito, conto di uno. Wow, incredibile. Beh, che avevo pronosticato che entrambi potevano dare spettacolo, ma non mi aspettavo fino a questo punto, perché comunque Roderick ha già usato due delle sue manovre migliori. Attenzione Gable, oddio, suplex, German suplex. Uno, due, no, si è liberato. Era quasi tre quello, ragazzi, era quasi tre. Roderick, Chop che viene bloccata. Cosa fa Gable? Oh, è un mago. Bellissimo roll-up. Uno, due, no, si libera. Ma cosa aveva combinato Gable, ragazzi? Era un numero di magia, non era una mossa di wrestling. Un roll-up sensazionale. Ma Roderick connette un reverse suplex ai danni di Gable. Ancora Chop che viene bloccata. Gable, cosa sta facendo? Oddio, lo rigira. What? Uno, attento Roderick. Ma quanti schienamenti a sorpresa. Aglia, Gable non ce la fa più. Ha provato con un ultimo atto a chiudere il match. Attenzione, ancora end of Earthquake. Lo trascina verso il centro del ring. Schienamento. Uno, due, tre. Vince Roderick Strong e chiude così il kickoff di Hell in a Cell. Noi ci vediamo con la prima, cioè con la puntata, col resto del pay per view. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Roderick Strong ancora esulta per la vittoria. E con queste immagini vi saluto. Ciao a tutti!